Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio, prima corsa di oggi, premio Rounds, corsa riservata a puledri di 2 anni, sono ben 9 al via. Andiamo a leggere lo schieramento con l'1 Baurid Gianni Targhetta, 2 Breno Laumar Antonio Greppi, 3 Battiato Jet Antonio Di Nardo, 4 Belena Jack Loris Farolfi, 5 Brigitte Blonde Andrea Esposito, 6 Beethoven Griff Francesco Virzì. In seconda fila 7 Boston Trio Marco Stefani, 8 Boomsi Edoardo Baldi, 9 Big Band e Greppi Alessio Vannucci. Ben 3 debutti. Vediamo arretrato Beethoven Griff. Stacco della macchina, il numero 2 di Breno Laumar viene scavalcato da Brigitte Blonde con Andrea Esposito che prende il comando all'esterno Battiato Jet. Poi vediamo Big Band e Greppi partito bene dalla seconda fila. Davanti è Brigitte Blonde attaccata da Battiato Jet che sembra sul punto di poter passare dopo 300 metri, Numero quindi il nuovo 1 battistrada, Baurid 15-3 il lancio, seconda squalificato. posizione per Brigitte Blonde, poi il debuttante Breno Laumar a precedere Big Band e Greppi, intanto 400 metri in 31-3. In vantaggio Battiato Jet, il figlio di Ken Worthington dell'allevamento Tognatti con Antonio Di Nardo. Ora si è formata una fila indiana. Arriviamo al paletto dei 600 metri in 48,8, fermato notevolmente, addirittura 17,5 per la curva. Con secondo la corda sempre Brigitte Blonde, esce all'esterno Breno Laumar in anticipo su Boston Trio. E avvicina il battistrada, ora dovrà aumentare il ritmo Antonio Di Nardo perché Breno Laumar si sta avvicinando, viene fuori addirittura un 34-1 per il secondo quarto, insiste Antonio Greppi col figlio di Varenne della scuderia Laumar e va all'attacco del battistrada, perde un paio di lunghezze Brigitte Blonde sul parziale molto veloce di 15-1 della curva, viene fuori un primo chilometro tattico in 1,20 e mezzo, ma ora i primi due stanno fornendo parziali veramente interessanti con Battiato Jet attaccato da Breno Laumar, poi gli altri, retta di là in 14,7, avanza anche Boston Trio che sta per passare in terza posizione, intanto prosegue il dibattito aperto tra Battiato Jet e Breno Laumar che insiste, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con in vantaggio sempre Battiato Jet, ultima curva in 15, ora dall'attacco, l'ultimo attacco di Breno Laumar, vediamo la retta d'arrivo con Breno Laumar che mette una testa davanti, Breno Laumar Numero si 4, distende e Belena viene a Jack, bagnare con una squalificato. bella vittoria il suo debutto, secondo posto per Battiato Jet a precedere Boston Trio e Big Band dei Greppi, 1,17,6 la media al chilometro, 29,6 a chiudere, meno di 59 l'ultimo giro per questo interessante figlio di Varenne, Sweet Movie Laumar della scuderia Laumar, il training del team Marucci Alessandrini, Antonio Greppi alla guida. Rivediamo la corsa esterna, ultimo chilometro, l'ultimo giro di fuori a Battiato Jet che è battuto nettamente, quindi la vittoria per Breno Laumar da favorito netto. 1,44, nonostante fosse al debutto, c'era molta attesa su questo puledro, alla prima di Bologna.